Titana presenta La Mancinelle. Il telegiornale. Grazie di essere venuto. Assolutamente. Sono due parole che mi danno seguente domenica sera. L'esempio che abbiamo preparato almeno del Marco Verde, Ischia naturalmente. Infatti domani alle 17 inaugureremo, grazie alla lungimiranza della famiglia Buono, titolare dell'Hotel Barco Verde e dell'Hotel Delfini, e grazie all'entusiastica accoglienza della proposta da parte del direttore Guerino Cigliano, inaugureremo, dicevo, la nuova casa della cultura del Nois Barco Verde, che si aggiunge alla prima inaugurata la scorsa primavera nel Corte degli Aragonesi, messo a disposizione dall'onorevole Salvatore Marco e da sua moglie Milena. Domani avremo piacere di introdurvi nel mondo pittorico e la qui presente Nunzia Zambardi. Tonalità delle opere esposte. Domani avremo di nuovo il privilegio di ascoltare la musica di Vito Nicola Paradiso, che si esibirà nel concerto La magia della chitarra italiana. E la sua è veramente una chitarra magica, come abbiamo avuto modo di apprezzare fino ad ora. Ma domani proveremo anche una vera primizia. Per la prima volta, infatti, Bruno Mancini presenterà al pubblico e alla stampa una sua opera poetica, e si tratterà di un'opera composta da 54 poesie tutte inedite, scritte nel corso di vari decenni. Il titolo è La mia vita mai vissuta, e daranno voce Massimo Colella e Nunzia Zambardi, che ora ce ne offriranno anteprima leggendo per noi qualche verso. Allora, buonasera a tutti. Questa sera è stato un incontro piacevole, veramente. Sono stata in paradiso, con Nicola Paradiso. E domani senz'altro sarà piacevole ancora di più, perché ci sarà di nuovo lei, ci sarà l'inaugurazione del libro della raccolta poetica di Bruno Mancini, La mia vita mai vissuta. Non dimentichiamo che Bruno Mancini e Roberta Panizza hanno dedicato una parte della loro vita all'arte in ogni aspetto. Noi sappiamo che l'arte è una necessità vitale della specie. Abbiamo coscienza di un mondo che esiste e si esprime attraverso la poesia, la pittura, la scrittura, la musica. L'uomo divide le sue energie in manifestazioni diverse, rispondendo alla propria necessità di conoscere e di esprimere.
può definire, non so. Io penso che si sono accorti che le mie opere sono polimateriche e polipromatiche. In esse è costante la nozione del rapido. Io faccio, dopo che ho fatto una creazione, mi osservo. Osservo me stessa, osservo il mio gesto. Perché nel momento in cui opero, non mi rendo conto dei miei sentimenti. Li butto così sulla tela, così come escono, in collaborazione con la materia, che la materia è importante perché io la umanizzo, vedo che lei lavora in perfetta armonia con me e quindi metto nei quadri una certa rapidità e non esistono delle immagini inchiodate senza vitalità, non esistono colori e forme paralitiche, ma c'è la necessità di un dinamismo costante. In fondo è la materia stessa che è in continuo movimento, è la materia che vive nell'opera. Io prendo l'energia propria della materia, la sua necessità di essere, di svilupparsi, creando un'arte libera da qualsiasi artificio estetico, nell'approfondimento di ciò che l'uomo ha di naturale, rinnegando la falsità estetica inventata dall'arte speculativa. Ritengo inoltre che il subcosciente modella l'individuo, lo integra, lo trasforma. L'analisi, la meditazione, la spontaneità, la costruzione, la sensazione sono valori che concorrono nella produzione di un'opera. E il loro sviluppo attraverso l'esperienza è l'unico cammino che conduce ad una manifestazione completa dell'essere. E questo è quanto vi accennavo di qualche cosa di mio. Domani uniamo tutte queste nostre arti, sarà bellissimo, perché ci sarà un'area diversa. Ringraziamo Guerino che veramente ci ha accolto, ringrazio l'amministrazione che quest'anno veramente ha fatto tanto. Allora passiamo alle poesie di Bruno. Io ne ho lette molte, sono innamorata della sua poesia, un po' difficiletta per me che poi non sono tanto brava, ma comunque c'è stata una poesia che mi ha colpito proprio particolarmente, perché questa poesia riguarda un episodio realmente accaduto. È accaduto nel mio comune ed io l'ho vissuto, ho vissuto quel dramma e adesso che Bruno l'ha espresso, la frana e noi, mi è sembrato proprio di riviverlo, gli stessi sentimenti, quindi sono un po' più affezionata. Adesso ve la leggo, spero di essere brava come lui. Sono le 3:13 minuti, un'ora insignificante, digiuna di attese, sterile di affanni. E penso alla madre in alto con la figlia, quindi
detto che il Vesuvio scoppierà. La fuga si avvicina.
con tante tante poesie, tanta musica, tanta lettura, non so se vi piacerà, comunque colore, dove c'è il colore c'è la luce, c'è l'allegria, c'è l'armonia, ci siamo noi, ci siete voi e ci facciamo capire. Grazie. Andiamo alla seconda parte, come dicevo prima, dedica letteralmente al mio conterraneo, Domenico Molina. Un progetto questo nato lo scorso anno, in cui ho pubblicato la partitura e poi il disco anche, per le lezioni corsi. Eseguirò diversi brani appunto tratti da questo volume. Il primo è Piove, più conosciuto come Ciao Ciao Bambino. Thank you.
Vox Ischitana presenta La Mancineide. Bruno Mancini, il battito. T'ho scorta martoriarmi con l'amico. Ho consumato suole per seguirti. E tu, nel film di quel dolore, andavi a sperperare la tua pace. T'ho vista, come sempre, offrirmi fiori, lo sguardo aguzzo, sfacciatamente trasparente. Carta velina scopriva la tua ansia. Ti udivo, soliloqui d'irsuti anatema, recettore di suoni molesti, nel pianto di un presente che ti pareva non aver mai fine. Ho consumato le suole delle scarpe, la vista aguzza, recettore di suoni molesti, mentre il divino lentamente tornava negli abissi del suo nulla. Collima, il mondo dei contrari, aliena è solo la speranza. Bruno Mancini, Delphis, per Franco Compagnone. Era un amico delle mie poesie, il timoniere, mai brusco e mai sciocco, protettore dei delfini. Franco diceva a me: tu sei poeta. Il faraone, il mare, è regno vita e regno morte, è sfida senza basi di ritorno. Franco ancora è. Nelle notti delle nostre veglie, forse ieri o forse mai, strambando, cazzando, sgusciando tra vite, boma e parabordi, corridoi e letti di ospedale, per un sollievo alle nostre mamme. Bruno Mancini, Gilda. Forte fracasso nella stagione onnivora del forse voglio. Andavo a braccia alzate, scalzo, occhi nel manto di nebbie, di sorrisi e di ricordi, pirata senza zaffi per sirene. E Gilda lì, cosciente di incoscienza, l'amore si degnava di aspettare. Bruno Mancini, Credevo. Ho scandagliato anfratti, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente, la mia. La tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava, l'altra del bischero. I sensi atrofizzati, in dormiveglie indotte, l'ombrico nella mela, per scrivere poesie. Credevo. Carezzato muschi, verdognoli tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro della battona, la mente assente dalla pelle, respirando colori, piumino incipriante gole, per scrivere poesie. Pensavo. Fascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvati dai mille traslochi di vita, la mia.
la mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio. Il mondo fuori stanza. Mi scopro uomo in giro, tra fronzoli e bevute, per scrivere poesie. E sono. Mare, 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 mare che ho dovuto attraversare, o mare, ma diremo.